stata una buona discussione, ci sono molte proposte sul campo, le vaglieremo insieme agli altri colleghi sindaci, ci vedremo tutti e cinque come sindaci, lo faremo poi al prefetto di Benevento e credo anche al prefetto di Avellino a questo punto con una riunione congiunta, e questa proposta la manderemo in ANAS per verificare la possibilità di poter fare interventi strutturali seri. Ho detto ce ne sono diverse, diciamo, le classiche sarebbero i famosi dissuasori, diciamo così, quelli che si usano normalmente, abbiamo anche parlato di sottopassi, abbiamo parlato insomma di cose abbastanza pregnanti, però diciamo dobbiamo fare un punto della situazione con ANAS, con loro bisogna discutere e fare in modo da anche di alcune rotonde da fare in alcuni tratti stradali che possono interrompere la velocità delle macchine che vengono sia da Montesaccio sull'Appia che quando vengono da Benevento. Quindi sono i primi interventi concreti, però ne vorremmo fare un unico comprendente vari aspetti. Le rotonde, alcune questioni di segnaletica statale orizzontale e verticale, corpi luminosi, insomma un po' di cose per quanto riguarda la sicurezza. E addirittura abbiamo anche ipotizzato qualche sottopasso per permettere ai pedoni di non attraversare la strada ma di passare sotto. Noi già abbiamo fatto una vecchia battaglia, se lo ricorderanno molti, sull'asfalto cavallo, perché lì praticamente era libera, prima non c'erano i New Jersey scendendo, e già con quell'intervento abbiamo mettere insieme due province, cinque comuni, due prefetture, il compartimento ANAS non è cosa semplice, insomma oggi ci siamo riusciti con questa riunione, ho detto purtroppo ci siamo riusciti avendo alle spalle un fattaccio che è accaduto. Però adesso dobbiamo impegnarci a risolvere questo problema, fare in modo tale da, insomma, ho preso io l'iniziativa a nome degli altri sindaci, ma insomma saremo abbastanza presenti su questo argomento, insomma l'ANAS ci deve dare risposte da questo punto di vista. A livello emotivo parto da questo incontro che avrò a dire ai cittadini che c'è possibilità di realizzare qualcosa di concreto, perché abbiamo visto anche dalla parte di diversi comuni, dell'ANAS che era presente, la diversità delle competenze, e abbiamo notato anche delle proposte che sono state fatte, per esempio, lo posso dire, il proposto delle rotatorie che da mettere, le proposte di trovare una variante per evitare il traffico in quel luogo, le proposte di segnaletica e tutto, e sono delle cose che sono pratiche che si possono fare. Soddisfatto perché c'è la volontà, soddisfatto perché ci sono delle idee chiare, e sarò più soddisfatto se effettivamente vedo queste idee che vengono a essere realizzate concretamente. È effettivamente una tragedia che ci ha fatto coinvolgere tutti e anche capire un po' quello che è l'essenziale, ecco, della vita. Anche se in una comunità che è Tufara, che è divisa in cinque comuni, attraverso questa tragedia abbiamo notato questa unità, la comunità che diventa come famiglia e tutti uniti insieme, e penso che non dobbiamo fermarsi soltanto a questo fatto della tragedia, ma è una lezione per impararci sempre di più a essere uniti tra di noi e a sentirsi una famiglia. Credo che lo scopo sia quello di focalizzare su un argomento che non ha risvolti, come dire, sanguinari, qui non si ricordano morti per deportazione, si fa riferimento ad una fase precedente, ma anch'essa molto importante, in cui c'è stata la persecuzione dei diritti dei cittadini italiani di origine ebraica. Nella fattispecie si ricorderanno alcuni eventi che riguardano la espulsione dalle università dei docenti definiti dai decreti legge di quel tempo di razza ebraica. Si trattava di una consistente minoranza del mondo universitario, se si fa riferimento soltanto alla
la fetta più elevata del ceto accademico, gli ordinari, erano circa il 7% di tutta la componente nazionale, quindi una percentuale non indifferente, 100 cattedre che furono dichiarate libere, sulle quali ovviamente ci fu la presa di posizione di altri professori o di assistenti che diventarono professori in quella fase temporale. Sicuramente c'era una variegata fetta di sapere che è stata messa in disparte, nel senso che in molti casi, non in tutti, si trattava di personaggi famosi anche a livello internazionale che dalla sera alla mattina furono costretti a sospendere la loro attività e in molti casi ad emigrare. Molti emigrarono e non tornarono, altri emigrarono e tornarono, altri si nascosero e poi tornarono quando ci fu la liberazione. La quantificazione del danno è difficile, sicuramente se uno vede le carriere successive di tutti coloro che sono andati via, certo dice questi hanno fatto molte cose importanti e interessanti. Che cosa avrebbero fatto nell'Italia distrutta dalla guerra? È difficile dirlo, quantificazioni e comparazioni sono difficili. Sicuramente da una parte c'è il vulnus inferto ai diritti, dall'altro c'è il problema della sostituzione, cioè chi è andato al loro posto, hanno preso il posto di questi professori ebrei, di questo non si è mai parlato in tutti questi anni. Si è cominciato a parlare della menomazione dei diritti degli ebrei e dei professori ebrei alla fine del secolo scorso, si sa molto poco su chi li ha sostituiti. Sicuramente ci sono state delle sostituzioni, noi abbiamo cominciato a fare uno studio riferito all'Università di Padova, che è la mia università, ma è uno studio che si può e si deve estendere ad altre università per avere un quadro completo, un censimento di coloro i quali hanno sostituito i professori che furono espulsi nel 1938. Il carotaggio fatto a Padova è un carotaggio interessante, significativo, ma ovviamente limitato, perché le realtà sono estremamente variegate. A Padova furono espulsi 5 professori ordinari di diverse discipline, 3 giuristi, un medico e uno scienziato duro, come si dice, un fisico. In questo caso furono sostituiti per trasferimento, quindi c'erano altri professori di altre università che furono chiamati a Padova, quindi ci fu un oggettivo vantaggio per chi da università periferiche si spostò a Padova, ci fu un vantaggio oggettivo per chi poteva utilizzare un grande e moderno istituto di fisica realizzato dal rettore Anti e dal cattedratico di fisica Bruno Benedetto Rossi, che appunto fu uno dei professori espulsi. Quindi ci fu un oggettivo vantaggio, ma questo non significa che i professori che sono venuti a Padova non avrebbero potuto anche loro fare una carriera, forse meno veloce, ma l'avrebbero fatta comunque. C'è un problema oggettivo di responsabilità, ma ovviamente bisogna utilizzare un criterio non anacronistico, cioè oggi ci sembra facile criticare un decreto legge, bisogna contestualizzare e capire quale fosse il contesto allora. In quel periodo, nel 1938, neanche la comunità ebraica protestò, i professori che furono cacciati certo si dispiacquero, ma non ci fu nessuna protesta pubblica, il tutto fu accettato a Padova come nel resto dell'Italia, da una parte nell'indifferenza e dall'altra nella generale accettazione di un provvedimento che veniva dal regime, nei confronti del quale non si poteva dire niente, né dissero alcunché i professori padovani. Prosegue il tour del benessere cardiologico nelle province della Campania. Tappa a Benevento per favorire, attraverso controlli gratuiti ad opera di medici e chirurghi del settore, la prevenzione della stenosi aortica, informando inoltre i cittadini su nuove tecniche di intervento mini-invasive come la TAVI. Perché veramente serve un poco di informazione e anche di sensibilizzazione, anche perché a volte, non perché io sia ipocondriaca, tutt'altro, però è bene riconoscere certi sintomi o comunque essere informati su certe cose che all'inizio possono essere banali, però poi può diventare pure una cosa seria. Ho trovato una persona competente, il massimo di quello che può offrire la Regione Campania e forse anche di più. Siamo in buone mani. Ragazzi, credeteci, perché
vale la pena crederci e allunga un po' la vita. TAVI è vita, il progetto promosso da Medtronic, ideato e realizzato dalla Società Italiana di Cardiologia e che per la prima volta vede il coinvolgimento dei medici di medicina generale locali. All'iniziativa è intervenuto il presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, Giovanni Pietro Iannello. Noi come Ordine abbiamo puntato moltissimo per questa come per altre iniziative al coinvolgimento dei colleghi medici di famiglia, perché riteniamo che loro siano il punto centrale, lo snodo da cui poi debbono partire tutti i percorsi di prevenzione. Ad effettuare i controlli e fornire informazioni ai cittadini il cardiologo Stefano Capobianco dell'ospedale Moscati di Avellino e Brenno Fiorani, direttore della cardiochirurgia del Moscati. Il trattamento TAVI è la sostituzione della valvola aortica per via percutanea, cioè quello che prima si faceva quasi praticamente solo esclusivamente con una toracotomia, cioè aprendo il torace, oggi è possibile farlo per via percutanea attraverso degli accessi arteriosi. Non essendoci circolazione extracorporea, non essendoci toracotomia, i tempi di recupero sono immediati, 48-72 ore. I sintomi tipicamente sono di tre tipi, sono il dolore toracico, l'affanno, quando si fanno degli sforzi e poi piano piano anche al riposo, e in alcuni casi anche quella che si chiama la sincope, cioè la improvvisa perdita di conoscenza, spesso con caduta a terra. Ha fatto tappa a Caserta e Largo San Sebastiano il progetto TAVI e Vita, promosso da Medtronic, ideato e realizzato da Gise e SIC, che per la prima volta vede il coinvolgimento dei medici di medicina generale locali e volto a sensibilizzare le istituzioni, la comunità medico-scientifica e l'opinione pubblica sulla stenosi aortica e sulla TAVI, campagna informativa che si rivolge a tutti ma che ha un particolare focus per le persone anziane, come confermano i cardiologi Francesco Cesaro e Giuseppe Mercone. L'anziano, la medicina, si è inventato questo termine di fragilità, cioè il paziente anziano rispetto agli altri pazienti è un paziente più fragile, quindi qualsiasi soluzione interventistica che andiamo ad affrontare impatta con questo parametro che è la sua fragilità, e quindi dobbiamo essere molto attenti a valutare le soluzioni e l'entità dell'intervento che andiamo ad adottare. Sostanzialmente una buona visita cardiologica e un esame ecocardiografico possono risparmiare grossi guai per il futuro e, ripeto perché questo è importante, migliorare la qualità di vita dell'ammalato, aggiungere vita agli anni che questi pazienti devono ancora vivere. Il progetto si inquadra nella Settimana della Salute che si concluderà domani a Napoli. Cardiologi interventisti del GISE, cardiochirurghi del SIC, nel caso di Caserta provenienti dal locale ospedale, e medici di medicina generale del territorio sono stati a disposizione dei cittadini per visite, consulti gratuiti e per distribuire materiale informativo. Le parole del cardiochirurgo Francesco Tritto. Il risultato è l'effetto finale di una nuova tecnologia che sicuramente può giovare in termini di risultati e di soddisfazione dei pazienti. Lei mi ha chiesto dei pazienti anziani. In realtà stiamo lavorando affinché, ed è la comunità internazionale che ce lo dice, questa terapia possa essere ampliata a un maggior numero di pazienti e possa prendere il sopravvento sulla terapia chirurgica classica tradizionale. È fondamentale il quadro dei Balcani occidentali per una stabilità dell'Europa, una stabilità economica, una stabilità politica e la sicurezza dei nostri confini. Quindi è fondamentale favorire questo processo di integrazione e di inclusione nell'Unione Europea di questi paesi e la cooperazione in ambito di polizia proprio per gestire quell'assetto fondamentale che è la sicurezza. È uno degli elementi essenziali. Noi siamo partner privilegiati in questo processo anche grazie a questi progetti IPA di cooperazione e collaborazione. Stiamo dando un supporto ai paesi dei Balcani occidentali proprio nel aumentare anche la fiducia tra polizia e cittadini, che è un elemento che aumenta anche la sicurezza in questi paesi, che non è un bene astratto, un concetto astratto, ma un'esigenza individuale e collettiva reale. Questo è un progetto europeo, IPA. I progetti IPA sono progetti che hanno come obiettivo il favorire, l'avvicinare
i paesi che aspirano a entrare nell'Unione, a entrare e ad avere standard rispetto a quelli che sono i parametri europei, dall'economia alla sicurezza, alla legislazione, tali da essere assimilabili ai parametri europei. Quindi questo è un progetto che ha questo focus, che ha questo obiettivo. È un progetto molto molto tarato sulla operatività, perché appunto non c'è stato soltanto, come dire, uno scambio di esperienze, ma sul campo si sono fatte operazioni che avevano come obiettivo principale il contrasto al crimine organizzato, al crimine grave, al crimine severo. Continua ad essere apprezzato il modello italiano di cooperazione internazionale, che sia sul versante delle missioni di pace, il peace enforcing o il peacekeeping, è a dimostrazione che il nostro paese interpreta questo ruolo di leadership nei progetti, nel caso di specie europei, non con un'ottica di un subdolo neocolonialismo, ma di mettere a servizio, a volte lo dico con estrema umiltà, noi non siamo più bravi degli altri, a volte semplicemente abbiamo avuto problemi prima degli altri. Molise, presentato ai Isernia il concorso rassegna a carattere nazionale che mira a valorizzare e a far conoscere al di fuori dei confini regionali le peculiarità culturali di un territorio come il nostro, pur piccolo, ma ricco di storia e tradizioni. L'iniziativa voluta dalle associazioni Adiform e Moli 2, con il patrocinio del comune di Isernia, come sottolineato dal presidente dei due citati sodalizi, Emilia Petrollini, propone la creazione di un contenuto culturale con cui arricchire la recente visibilità positiva guadagnata dal Molise, un'attenzione che in certi casi ha addirittura varcato i confini nazionali. Il riferimento è all'articolo sulle bellezze e le attrattive del Molise, anche da un punto di vista turistico, apparso sull'online del prestigioso New York Times. Tutta l'azione è stata voluta perché intendiamo sfruttare l'onda. Si sta parlando di Molise in modo anche positivo, per fortuna una volta tanto, e noi vogliamo fornire i contenuti di questa positività. E quindi che cosa c'è di meglio della cultura? Intesa in senso lato, danza, musica, fotografia, tutto quello che il nostro territorio può offrire agli altri per essere conosciuto e a noi per essere valorizzati. Sei le categorie individuate: musica, fotografia, danza, leggenda, narrativa e poesia. Le opere dovranno essere fatte pervenire all'organizzazione entro il prossimo 20 di marzo. Dalla coorganizzatrice Gabriella Marinelli il riferimento al carattere itinerante della rassegna. Tra le diverse località che saranno toccate dall'iniziativa, un ruolo centrale lo rivestirà Isernia. Una scelta certo non casuale, vista la candidatura della città a Capitale della Cultura 2021. Vogliamo cominciare qui da Isernia il 21 marzo con una grande manifestazione all'auditorio di Isernia e finire qui a Isernia il 13 dicembre del 2020 con un grande evento di premiazione del concorso. Ma a questa manifestazione, questa rassegna, faranno parte tanti comuni. Primo Agnone, il mio paese, poi Venafro, Campobasso, addirittura Busto, Vinghiaturo, Scapoli. Scapoli, abbiamo avuto un gemellaggio tra il Museo della Campana Marinelli e il Museo della Zampogna di Scapoli. Quindi portiamo avanti le nostre tradizioni con questa rassegna che ci vedrà impegnati nel corso di tutto l'anno 2020, da oggi al 13 dicembre 2020. Quindi partecipiamo a questo concorso per dare questo, per rinnovare questo nostro orgoglio del nostro territorio, del nostro Molise.
Ancora contrasto al lavoro sommerso al centro di un servizio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli e svolto dai militari delle stazioni del territorio insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro. A Napoli i carabinieri della stazione di San Pietro a Paterno hanno denunciato due imprenditori impegnati nella realizzazione di un ristorante all'interno del terminal arrivi dell'aeroporto di Capodichino. Il primo non rispettava alcune normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Stesse violazioni accertate per il titolare della seconda ditta, tra cui dipendenti c'era anche un lavoratore in nero. Ha appena 16 anni invece una dei 20 dipendenti in nero individuati dai carabinieri della tenenza di Arzano in una ditta tessile del posto. Dei 30 impiegati, 20 erano senza contratto e senza copertura previdenziale assicurativa. 4 dei lavoratori irregolari percepivano anche il reddito di cittadinanza. A San Gennaro Vesuviano poi i carabinieri hanno denunciato un cittadino di origini bengalesi poiché impiegava nel proprio opificio 5 connazionali in nero. E infine a Roccaraino le carabinieri hanno controllato 2 ditte di estrazione di materiale nelle cave del territorio. Si chiude il mercato di riparazione di gennaio ed il Napoli si è proiettato già al prossimo futuro con l'acquisto di Ramani e di Petagna. Il Napoli sta tentando di liberarsi di Younes che continua a dire no a tutte le opzioni del direttore sportivo Giuntoli. Restano poche ore per dirottarlo lontano da Castelvolturno. Ieri pomeriggio si è registrato il sondaggio dell'Olympiakos, ma anche la Grecia non sembra destinazione gradita al giocatore. Il Napoli lo ha preso a parametro zero e dunque la sua cessione produrrà in ogni caso un'interessante plusvalenza. Alle 20 c'è il gong del mercato e stavolta è difficile che il Napoli possa piazzare altri colpi nelle ultime ore. La beffa di Rodriguez è stata una doccia fredda dopo l'illusoria apertura fatta dal Milan. In questa situazione trova giovamento Usai, il terzino ha un contratto in scadenza a giugno del 2021 e fino ad adesso ha rifiutato ogni offerta di rinnovo. E a proposito di rinnovi bisogna lavorare per Milik e Zielinski. Nessuna offerta verrà fatta a Caglion, che dalla prossima settimana potrà cercarsi squadra. Milik vuole una clausola bassa, 50 milioni, il Napoli non vuole inserirla. Ed è lo stesso per Zielinski, il nodo è la clausola liberatoria che il club azzurro adesso o vuole altissima o non vuole inserirla più nei contratti. Discorso per Allan, ha detto sì al prolungamento fino al 2024, ma poi ha frenato. Ora, tornato dal Brasile e preso atto che dovrà restare fino a giugno, potrebbe nuovamente tornare sui suoi passi. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per sabato 1 febbraio. Alta pressione in espansione sul nostro paese a garanzia di un tempo nel complesso stabile e asciutto. Ma ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord isolati piovaschi potranno interessare la Liguria e le aree pianeggianti della Lombardia. Sulle pianure tra Veneto ed Emilia-Romagna sarà possibile la formazione di qualche banco di nebbia, specialmente in prima mattinata.
Spostiamoci ora al centro, dove qualche pioggia potrà bagnare l'alta Toscana, mentre sul Lazio avremo una diffusa presenza di nubi, ma un tempo più asciutto. Sarà prevalentemente soleggiato sul versante adriatico. Raggiungiamo infine il sud. L'anticiclone garantirà una giornata all'insegna di una pressoché totale stabilità atmosferica. Non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre il cielo risulterà sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente ovunque. I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti meridionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 2 gradi e non supereranno i 13 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 13 gradi al nord, fino a 16 al centro e punte di 19 gradi sulle regioni meridionali.